Parole sott'acqua, cartelli che le riportano inabissandosi per mostrarli a una platea che non si è mai vista, formata da 25 subacquei. Emilio Casalini, giornalista e conduttore Rai, ha voluto una presentazione davvero singolare per il suo libro Rifondata sulla bellezza. Un centinaio di altri spettatori guardava la performance all'asciutto dietro le finestre di un tunnel trasparente della piscina termale di Montegrotto, a sua volta da Guinness dei primati per le condizioni in cui consente di inabissarsi. Andare sotto acqua serve per raccontare che ogni luogo si può narrare. Qui hanno fatto una piscina più profonda del mondo. Noi abbiamo fatto la prima presentazione subacquea di sempre, forse. Perché? Perché ogni luogo va narrato. Parlare sott'acqua è decisamente complesso e quindi su immagini e silenzi che Casalini ha voluto incentrare l'evento. Il suo libro, dice, è intriso proprio di immagini e di silenzi nel chiedere la valorizzazione del territorio e la sostenibilità del turismo. Rifondare un paese sulla bellezza non significa semplicemente migliorare il turismo. Oggi questa parola è vecchia, non basta più. Significa indirizzare un'intera nazione verso ciò che rappresenta di più la sua identità. È una direzione che coinvolge tutto, non semplicemente un settore, ma tutta una società. Il giornalista ha espresso i suoi concetti scrivendoli sui fogli di una lavagna gigante e affidandoli con un notevole effetto scenico ai subacquei che li utilizzavano come ali. Dopo l'immersione, Casalini si è poi confrontato con il pubblico, plaudendo al lavoro di promozione e sviluppo che il parco di Colli Euganei tenta di portare avanti.